Ragazzuoli, eccomi qua dopo sole mille vite. Sono tornata e abbiate pietà perché mi sento come se fosse la prima volta, quindi cioè, sono veramente tipo aiuto. Comunque, volevo scoprire con voi questa nuova espansione. L'ho presa ieri, è l'uscita, ma registro solo oggi. Quindi, scopriamola assieme. Farò sicuramente altri video. Magari non con un ritmo velocissimo, perché comunque c'è il bimbo che devo tenere, insomma, ho il bimbo ancora piccolo, però sono tornata, eccomi qua. Allora, The Sims 4 Vita in Campagna ti dà il benvenuto. Devo dire che questa espansione io l'aspettavo tipo da quando è uscito The Sims 4, quindi alleva o fai amicizia con gli animali. Polli e mucche possono fornire uova e latte ai Sim. I lama forniscono lana per creare oggetti. Occhio solo a non farti sputare addosso. Gli uccelli selvatici cantano le loro soavi melodie. I conigli circolano liberamente. Ma stai allerta per avvistare le volpi insidiose. Vivi dei prodotti della terra. Che i Sim vogliano coltivare prodotti agricoli in proprio, andare in cerca di primizie nella natura o visitare il mercato del paese, non c'è niente di meglio della freschezza. Ti va una sfida? Prova a coltivare i prodotti agricoli abnormi per gareggiare alla fiera di Finwic. E questo, ragazzi, l'hanno ripreso da The Sims 3, che c'erano appunto queste. No, allora, non era esattamente questa cosa qua, però c'erano delle tipo delle fiere in cui fare delle gare di cibo, eccetera. Quindi non vedo l'ora. Immergiti nelle campagne. Hanford on Bagley è annidata tra le coglienti campagne dove tutti si conoscono. Allestisci un adorabile picnic o ricama punto croce. Conosci la gente del posto al pub, le braccia dell'ognomo, e ascolti i vicini raccontare la storia della cittadina. Goditi il vivere con semplicità. Approfitta del cibo di qualità superiore servendoti della nuova sfida dell'otto vita semplice. Questa bisogna assolutamente provarla. I tuoi Sim dovranno preparare ogni pasto con ingredienti freschi. Saranno pronti a raccogliere la sfida? Andiamo ragazzi, vediamo intanto la modalità compra costruisci. Ho veramente visto pochissimo io, sinceramente. Nuova partita. Sì, facciamo nuova partita. Però ho dei problemi con i caricamenti delle partite. Quindi intanto salvo il sim in galleria, poi dovrò fare una cosa, dovrò caricarmi una partita già salvata, se no mi Once an toglie tutto exit quello che orb. ho già fatto. Non con questa espansione, ma ho fatto altre partite in questo periodo. Allora, intanto le pettinature. Abbiamo questa. Beh, allora, non penso che la userò tantissimo in realtà, se la vedo di più su una persona anziana. Però carina. Sì. Questa qui. Allora, questa senza cappellino sicuramente è già di più, ma sicuramente non è la mia preferita. Andiamo così, nera. Vedete che col nero si vede meno, quindi io metto sempre il biondo. Allora, ecco, questa già meglio. Magari su di lei non so, una faccia che non ce la vedo. Le metto una faccia preimpostata adesso. La solita faccia preimpostata. Questa è carina. Sì. Questa pettinatura è carina. No, aspettate, questa prima. No, questa è bella. Questa mi piace. Questa non tanto, se devo dire la verità. Il cappellino sì, la pettinatura beh, però sì. Questa mi piace, magari sugli adolescenti. Questa qui. Ah, è un po' strana, però magari più. Sì, chi ha i capelli scuri ci sta bene. No, questa non mi fa impazzire, devo dire. Questa neanche, questa neanche, questa mi ricorda quella di il mio primo animale, mi ricorda quella del mio primo animale e non mi piace tanto. Sì, questa mi piace. La frangetta non le sta tanto bene così a lei, però su altre sì, ce la vedo. Questa sì, bella. E anche questa mi piace, magari c'è di altri colori, no. Poter cambiare la fascetta non sarebbe stato male. Così nera, nera, così. Vediamo i vestiti. Allora abbiamo questo di vari colori che è carino, però insomma niente di particolare. Questo qui che non è male. Questo solo sulle sim anziane ce lo vedo. Questo qui.
Un bel giaccone. Sì, dai, questo mi piace. Questo, oh no, vabbè, questo mi piace. Così, molto cappuccetto rosso. Guardate, non è cappuccetto rosso, è cappuccetto rosso. Questo è carino. Non è originalissimo. No, mi piace che coniglietti, però. Sì. Questo. Bello, questo sì, però con questa fantasia. No, non questa. Con i fiorellini. Sì, con i fiorellini mi piace, magari sul rosa, carino. Anche questo è abbastanza carino, però mi ricorda un altro capo che c'è già. E non lo so. Poi questo anche è carino. Sì, questo mi piace. Questo mi piace, per l'inverno lo metterò tanto questo. Questo me. Me, questo qui sì, dai, abbastanza. Oh, questo non è male. E neanche questo è male. Ci piace questo. Facciamo parti inferiori. Aspettate, ho sbagliato. Per le parti inferiori abbiamo questa roba qua. Allora, togliamo la parte sopra così vediamo meglio. La gonna ci sta. I pantaloncini, non male. Questi pantaloni ci piacciono, ci piacciono. Questo, ah, ma sì, dai, ci può stare. Sì, le parti inferiori mi stanno piacendo. Abbastanza, abbastanza. Questo mi piace parecchio. Per come hanno fatto la cintura mi piace parecchio. Questo carino. Questo è carino, questo mi piace. Mi piace anche il guanto, è molto bello. E soprattutto il braccialetto. Vediamo un po' le scarpe, cosa c'è? Come scarpe ne abbiamo, devo dire, abbastanza. Abbiamo queste che sì, mi ispirano parecchio, anche perché non c'erano scarpe proprio così col tacco di questo tipo, quindi ci sta tutta. Poi ci sono queste, insomma, devo dire queste e queste, insomma, però ci possono stare. Magari queste appunto con tipo in primavera con la pioggia e queste qua. Sì, dai. Però il pezzo forte per me, che non ho voglia di vestirla, sono i vestiti interi. E adesso vediamo. Allora, ce ne sono tantissimi. Abbiamo questo, che questo è, ragazzi, è la vita. Questo qui, che non è male, è molto da campagna. Alla fine ci stai molto molto in tema. Anche questo non è male. Cioè, oddio, non è che le stia benissimo a lei, però. E questo è carino, dai. Questo per andare a mungere le mucche va bene. Questo è carino, anche abbastanza tipo da festa così. Questo qua no, questo lo amo. Questo è bellissimo. No, devo dire i vestiti interi. Oddio, questo non tanto, però mi stanno piacendo. Vediamo questo qua. Bello. Questo qui. Beh, insomma. Sì, dai, su. Magari su di lei non tanto, ma su altre sim forse sì. Questo non è male. Sì, questo anche carino. Questo è un po' da vecchia questo, però perché no? Questo è più. Deve servire a qualcosa questo, tipo da lavoro. E questo è un tunicone per andare a dormire praticamente. Perché io lo metterei solo per quello, non so voi. E vediamo tra i tratti. Abbiamo custode di campagna, i tanto ignorati uomini. Eccoli qua. Oh, lui sta bene così, guardate che carino. Allora, abbiamo solo tre pettinature perché i loro ragazzi, sì, è così. Lui starebbe bene scuro, ma per vedere meglio la pettinatura lo mettiamo chiaro. Sono carine. Mi piacciono.
devo dire che mi piacciono, ma lui lo teniamo moro, moro, assolutamente, così. No, alla fine le barbe, ragazzi, cosa volete che sì, ci sono un paio di barbe, carine, carine, ma lo teniamo, vabbè che probabilmente non lo userò neanche, ma perché no però? Poi, i cappelli, forse i cappelli sulle donne non li abbiamo visti, ne sapete? Abbiamo questo, questo e questo. Molto molto carini. Vediamo gli accessori. Gli accessori, facciamo pack. No, non c'è nulla. Ovviamente, poveri uomini, ragazzi. Gli abiti. Gli abiti. E beh, abbiamo tante cose anche qua. Abbiamo questo, questo. Sempre vari colori. Allora, questo è molto normale, nel senso, non è niente di particolare, però è carino, mi piace. Questo me, questo qui è carino, abbastanza, sempre un po' da vecchi, però è questo, dai, per andare a mungere le mucche è perfetto. Questo qua, questo mi piace. Anche questo non è malissimo, perché no? Questo molto hippie, così, molto... Ci sta. Anche questo per l'inverno ci può stare. E questo, perché no, anche questo non è male. Vediamo le parti inferiori, però togliamo la superiore come sempre. Ovviamente loro, poverini, sono due pantaloni. Questo, sì, carino, dai. E, ah no, questo mi piace, questo ragazzi è bello, bello, mi piace. E vediamo le scarpe. Abbiamo queste, un po' come per le donne alla fine. Questo. Più o meno, poca varietà. Vestiti interi. Carino, questo mi piace. Questo sa molto di campagnolo, così che è appena andato tra i campi, si è sporcato un po', torna a casa tutto sudato, non so a voi. Poi c'è questo, che ci piace. Questo qui. Questo deve... Questo, aspettate, questo qui, no, questo ragazzi per lavorare nei campi, cioè più che lavorare nei campi per mungere le mucche, perfetto, questo qui, le mucche, ragazzi, le mucche, ci sono le mucche finalmente, e i lama, però i cavalli, niente, questo per andare a dormire va benissimo invece. Vediamo i tipi di look che non li abbiamo visti per le donne, ma recuperiamo ragazzi, recuperiamo subito, e poi vediamo... I bambini. Allora, vita di campagna. C'è questo, questo e questo. Vediamo come stanno. Che fashion. Che fashion. No, no, vabbè, esagerare. Prendo un po' in giro. Però, sapete cosa? Gli teniamo. Questo. Un po' rosa. Ma sì, che poi in realtà, allora, ovviamente la sim la ricreiamo, così questo lo salvo. Questa ragazzi è carina, dai, così anche un po' sull'abbronzato andante. E vediamo i tipi di look. Direi di sì. Allora, sì, devo dire che ci può piacere. Questo, dai, no, questo però ragazzi c'è... Non lo so, con questo abbinamento non lo so. Questo, me dai, insomma con questo trucco no, però ci potrebbe anche stare. Questo qui, sì, mi piace, questo mi piace. Questo assolutamente sì, andiamo a pascolare con questo. E questo non è male, ci può stare. Guardate che gonna verde. Bello. Allora, io direi che li salvo questi sim. Come ultimo, vediamo i bambini. Allora, i bimbi. Bambina, bambino. Lei bionda no, però. Adesso la scuriamo. Allora, c'è questo come per gli adulti. Questa è carina. La coda così è carina. Le codine. Se la vedo bene, con i capelli neri. Questa pettinatura, come per gli adulti, più o meno uguale. Questa non mi piace. Questa mi piace. Sì.
e anche questa. Poi qui abbiamo anche i vestiti. Questo, questo, questo. Ah, questo è carino. Questo mi piace. Carino. Anche questo maglione è carinissimo. E anche questo mi piace. Questi tre mi piacciono particolarmente, guardate. Parti inferiori non c'è molto, però ci stanno. Mi piace il fiocchetto qui. Poi abbiamo gli stivaloni. E abbiamo abiti interi, questi qua. Togliamo gli stivaloni, però. Che sembra una scappata di casa. Oh, carino questo. Carino anche questo. Carino. Sì. E anche questo qua. Sì, sono tutti carini, mi piacciono tutti. Vediamo i tipi di look. Carino. Sì, sì, sì. Vediamo altri. Oh. Allora, mi piace questo soprattutto, devo dire. No, forse viola no, però. Così, così, ragazzi, così. Questa è promossa, promossa. A posto così. Io quasi quasi questi li salvo. Adesso vedo se salvarli da qualche parte. E vedo se riusarli. Altrimenti userò una sim che ho già. E così vedremo assieme l'espansione. Forse userò una sim che ho già, però. Con cui ho già iniziato una partita. E niente, ragazzi. Io per adesso vi saluto qua. Ci rivedremo sicuramente presto, se vi fa piacere. E ci vediamo. Ciao!